Ecco Romano, sulla base del tuo approccio filosofico, le tre domande fondamentali, quelle che ci fanno dire chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo, tu hai sicuramente una risposta sintetica, secondo una visione generale. Cosa puoi dirci al riguardo? Posso risponderti proprio ora. Chi siamo? Siamo un essere. L'essere è, nella sua sintesi estrema, tra l'essere e il non essere, il numero uno in potenza, cioè n elevato a zero. Tutto esiste qui in potenza di esistere. Però non esiste solo così, esiste anche nella forma in atto, che poi è uguale a n elevato a 0, che è la sintesi in quell'esponente 0, è la sintesi nel prodotto tra n elevato a più 1 per n elevato a meno 1, che appunto si sintetizza in n elevato a 0. Quindi noi siamo un ente complessivo che ha in se stesso il tutto in potenza, come un Dio, che si è attuato mettendosi in croce nel nostro limite e assumendo la croce del nostro personaggio. Lo scopo è preciso. Noi veniamo da questo Dio fondamentale, crocifisso in ciascuno di noi, che sfruttando proprio la determinazione della croce, desidera una vittoria determinata su quella croce precisa, tanto da superarla in assoluto. Se la mia croce, per esempio, è l'estrema miseria, io la supererò attraverso il valore opposto che io stesso idealizzerò come Dio. E grazie a questo valore, che in questo momento della mia vita diventa soltanto una esigenza, quando uscirò da questa mia vita e assumerò con il ritorno al Dio unitario, di tutto il mio io, con tutto il suo interesse, attiverò l'interesse preciso che avrò assunto io in base a quel limite, tanto da poterlo mettere in atto andando a osservare come il bene sia stato oggi distribuito al prossimo mio e facendomi uno con il mio prossimo, tanto da poter gioire di tutto quanto oggi non è stato assegnato al personaggio inserito come la mia croce, ma agli altri personaggi, agli altri io come me stesso. Quindi io vengo da un disegno già tutto in atto che sta rientrando nel suo essere in potenza. Quando io rientrerò in questo essere in potenza, ma con il mio ideale di io, relativo proprio al mio limite, alla mia croce da superare, in virtù di un ideale, questo ideale si attuerà e io sarò in grado di scegliere non la mia vita che mi è stata assegnata ora, ma quella che io amerò avere nel mio prossimo. Insomma, è come su internet. Questa vita di adesso è come se io tentassi fino adesso solo di operare sul mio computer. Dopo sarò collegato a una rete di tutti quelli come me, in cui e a cui io potrò accedere, collegandomi con chi vorrò, tanto da avere la risposta che oggi manca al mio limite, su tutti gli altri siti che esistono e portano ad altri valori diversi da quelli miei. Di conseguenza, io potrò superare il mio limite attraverso i valori che io stesso, in base alla mia cultura, alla mia esigenza, al mio bisogno, identificherò come il modo assoluto di superarli. Ecco, io sono dunque in questo processo di un Dio che si è messo in croce e ha il fine di superare la mia croce. La totalità degli io come me è il rimedio assoluto che Dio assoluto sta dando alla vita nella sua assolutezza, ma un'assolutezza che non si poggia sull'indeterminazione,
bensì sulla reale determinazione di tutti i soggetti vivi e presenti come me, che proprio in virtù di questa determinazione possono vivere in una vita determinata. Insomma, se un creatore qualunque contiene tutto il disegno solo nella sua testa e non lo determina, ossia lo scrive nei limiti delle parole, delle lettere, delle cifre, questo messaggio resta inespresso. Invece, se è determinato, può essere usato da me, da te, da chiunque, perché è diventato oggettivo. Quindi l'assoluto si oggettivizza per determinare una vittoria oggettiva sulla base di una verità oggettiva.